Gasparini in area al 90° su un cross di Tesser è costato dopo 5 giornate utili la sconfitta all'Ascoli, che fin dal fischio d'avvio aveva puntato al pareggio con un catenaccio di antica memoria. Esauritasi la vivace contestazione della decisione arbitrale, ha trasformato a tempo scaduto lo stesso Tesser con un rasoterra in vano intuito e toccato da Pulici. Dopo non c'è stata neanche la palla a centro. Il fallo del difensore ascolano, giudicato volontario da Panzino, è stato l'unico episodio elettrizzante di una partita che per un'ora e mezzo aveva avuto un cliché fisso: il Napoli all'attacco e gli avversari chiusi a riccio nella loro metà campo. L'offensiva partenopea ha assunto certi momenti la furia di un arrembaggio, ma la retroguardia bianconera guidata da Moro ha fatto giungere a Pulici soltanto tiri innocui, disimpegnandosi per il resto con la massima calma. Una sola volta Castellini è stato messo in allarme al 43° su un traversone di Anzivino, al quale una folata del gelido vento di tramontana aveva impresso improvvisamente un effetto pericoloso. Diretto da Improta, Filippi e Bellugi, l'assedio azzurro riprende dopo il riposo con continue gigantesche mischie senza costrutto davanti alla porta marchigiana. Alla mezz'ora però occorre un felice intervento di Pulici per evitarne la capitolazione. Su calcio piazzato di Improta, la mezza girata di Bruscolotti è ribattuta infatti in extremis. Infine, la faccenda da cui è scaturita la massima punizione e che qui vi riproponiamo.